Sono tanti i lodigiani che in questi giorni accompagnano i loro figli al centro prelievi per i tamponi Covid allestito dall'esercito al Parco Tecnologico. Vi ha fatto visita anche il prefetto Marcello Cardona. Cito al Parco Tecnologico Padano. Come le è sembrata questa durante questa visita? Ma guardi, innanzitutto desidero ringraziare il Ministro della Difesa, Guerini e la Regione Lombardia che in una sinergia vera ed importante, pragmatica, hanno realizzato per la nostra provincia un servizio importantissimo per l'utenza. In particolar modo questo servizio che è dedicato al mondo scolastico, che diciamo è diventato il front office del vivere, no? Dell'andare a scuola, quindi è veramente importantissimo che si sia realizzato questo servizio. In particolar modo desidero ringraziare ovviamente l'apparato sanitario militare e ovviamente il nostro apparato sanitario dal direttore generale Gioia a tutto il suo staff che devo dire è costato giornalmente, minuto dopo minuto, con una presenza che va al di là di quello che è il semplice lavoro, con passione, dedizione, voglia di riuscire, portando un contributo in Lombardia, il nostro territorio in Lombardia e quindi a livello nazionale, di un efficiente servizio. Oggi si parla già di stabilizzazione dei dati, quindi speriamo che domani, voglio dire, abbiamo altre notizie. Ecco, partendo da queste realtà, da questi servizi che vengono fatti in sinergia e come posso dire dopo 40 anni di lavoro per l'amministrazione del sistema del nostro paese, a volte la televisione, i mass media ci rappresentano un po' delle contraddizioni. Il sistema è questo, il sistema nazionale è rappresentato dall'esercito, dal Ministero della Difesa, al sistema regionale che funziona molto bene con passione. Ecco, noi siamo portatori dal territorio di queste notizie piccole, importanti, ma che rassicurano la gente che la struttura sanitaria rappresentata in modo eccellente dal direttore generale e la struttura nazionale rappresentata dall'esercito, che da sempre ovviamente nel nostro paese è una grande eccellenza, funzionano affinché questa questione così importante, così difficile del Covid venga affrontata, lavorata e speriamo anche risolta nel più breve tempo possibile. Lei ha parlato prima con alcuni genitori che stanno accompagnando i ragazzi. Come gli hanno risposto? Ma chiaramente c'è una preoccupazione, poi per chi viene a fare il tampone c'è una preoccupazione importante dal punto di vista umano. Noi tutti qui a Lodi siamo stati colpiti molto, specialmente nella prima fase. Personalmente, insomma, so cosa significa vivere questa realtà, quest'ansia, il ricovero, la terapia intensiva, quindi insomma diciamo che oltre alla mia funzione prefettizia mi sento anche coinvolto molto personalmente, ma mi sento molto sereno, ripeto, perché avere questa sinergia che funziona serve, ecco, per rispondere alla sua importante domanda sotto l'aspetto umano, serve a dare sicurezza e serenità. Già voi vedete da questa differenziazione, chi aspetta, chi passa dall'altra parte, la cura della persona e ancora di più la cura ovviamente nei confronti dei minori che devono subire questo trattamento che non era previsto nella loro vita infantile. Però voglio dire, ripeto, si esprime soddisfazione, certezza, perché quando si vedono uomini che lavorano, uomini che sanno cosa devono fare e che tipo di risultati debbono ottenere, ecco, c'è una soddisfazione istituzionale in un momento difficilissimo, grave, pessimo, voglio dire. Però ecco, il sistema del nostro paese, qui in questa nostra provincia, in questa nostra piccola provincia, funziona, e peraltro il dottor Gioia potrebbe parlarvi per giorni come si sta
sempre, ogni giorno, elaborando nuovi sistemi per migliorare la cura sanitaria in questo senso. Quindi parliamo ogni giorno, ci sentiamo ogni giorno, ci confrontiamo, chi ha un'idea la si mette sul tavolo, la si migliora. Insomma, in questo momento difficile direi però una bella cosa perché mi piace dire. Questo sistema italico funziona nelle sue articolazioni, ognuno con le sue responsabilità, e per poter rispondere alla domanda di quel bambino che si è trovato a subire, diciamolo, una piccola violenza, perché insomma i bambini devono giocare, devono essere sereni. Purtroppo in questo momento noi adulti dobbiamo offrirgli un sistema importante per la loro protezione. Ecco, sulla base di queste considerazioni dobbiamo essere molto ottimisti.